Benvenuti a tutti. Oggi parliamo di sicurezza informatica, è un tema che abbiamo trattato numerose volte. Vorremmo dare un po' un filo rosso di tutte le sfaccettature che abbiamo mano a mano anche approfondito in maniera particolare. L'aspetto della sicurezza informatica impatta moltissimo sul rapporto banche e i loro clienti, sul rapporto tra le finanziarie e i loro clienti e su come in questi rapporti si possono inserire dei marioli molto, molto capaci, molto, molto cattivi, molto prestanti tecnicamente, ma soprattutto anche molto capaci nella gestione della psicologia di relazione e quindi mettono insieme sostanzialmente due grosse fonti di armi contro i consumatori. E tipicamente l'arma della tecnologia e l'arma della manipolazione sociale, che hanno studiato evidentemente molto bene. Adesso ne parleremo con l'amico Francesco Zorzi, che ha un ritardo e tra poco si collegherà, e io mi cimento in una sorta di filo rosso delle questioni affrontate. In alcuni casi tipici. Un caso tipico è quello della truffa del trading online. Segnalo un bellissimo servizio di Giulio di Rai che ha percorso le tappe di questi, diciamo, santuari dove si sono un po' ricoverati le società di trading online, in particolare a Cipro, e questi operatori sono legittimi, tra virgolette, sono riconosciuti dalla loro autorità, però spesso operano in maniera spregiudicata nel sollecitare il risparmio ai cittadini europei, in particolare agli sprovvedutissimi cittadini italiani. Quindi noi tutti pressoché abbiamo avuto l'esperienza di uno che ci telefonasse e ci dicesse: ma lei ha mai provato il trading online? Vuole fare un esperimento del trading online? Ma le regaliamo 100 euro? Lei può fare un esperimento con un portafoglio virtuale tipo game, tipo gioco di 30.000 euro, eccetera. E vengono seguiti passo passo da parte di persone che non abbiamo esattamente contezza che abbiano una licenza per fare questo mestiere, per sollecitare il risparmio o quant'altro. Comunque è una favella molto loquace e inducono le persone a investire. Ecco, la sicurezza informatica che c'entra, in realtà tutte queste operazioni poi si svolgono attraverso la relazione, attraverso il computer. In realtà poi accanto a questi si insinuano delle vere organizzazioni criminali, per cui fanno tutto quello tutte le attività, diciamo, delle società che offrono il trading online, ma in realtà è tutta una truffa, nel senso che il sistema a cui tutti i colleghi è un sistema truffa, cioè non esistono, le operazioni che il sistema vi mostra non esistono, non sono state eseguite. Sono abbastanza sofisticati da correlare le operazioni con dei prezzi di mercato, ma fatto con delay time, cioè con un orizzonte per cui i prezzi appaiono verisimili, ma è chiaro che è come un gioco certo, e quindi quando vogliono incentivare l'investimento ti fanno apparire dei guadagni favolosi e poi in 3, 4, 5, 10, 20, 100 operazioni ti annientano il patrimonio. E quindi uno ci mette anche un po' a capire cosa succede. In realtà questo sistema della truffa online,
piattaforme di trading online sono esemplificativo di molte persone sono impreparate a gestire queste cose miste tra tecnologia e comunicazioni via sistemi telematici o di chat o di contatti telefonici. Cioè prima esisteva il consumatore, il risparmiatore che andava in banca, c'era un funzionario, direttore di banca, amico, comunque affidabile di una tradizione che è andata scomparendo di personaggi che effettivamente erano molto solidi dal punto di vista tecnico e anche ragionevoli dal punto di vista dei consigli, ecco, che davano. Adesso anche sul lato della banca c'è un po' una strategia ormai conclamata di piazzare i prodotti finanziari che sono stati decisi dall'alto e quindi il funzionario di banca è sottoposto a tutta una serie di obiettivi, anche di remunerazioni e compensazioni, per cui non è più il funzionario della banca. Comunque c'era la relazione fisica. Invece nelle sicurezze, nelle truffe informatiche, l'ostacolo culturale è quello di avere a che fare con un mezzo di cui non hai una dimestichezza particolare. Devo dire che anch'io sono rimasto alcune volte un attimo incerto su alcune questioni. Pierluigi ha alzato la mano, vuoi intervenire? Sì, grazie. Volevo rendervi partecipe di una cosa che ho seguito come avvocato pochi mesi fa, proprio su trading online. Ho capito che si trattavano di manovre truffaldine leggendo il contratto innanzitutto, perché avevano delle clausole completamente vessatorie, compreso il fatto di dover comunicare anche i propri numeri di conto corrente. E ho trovato due peculiarità che vi voglio rendere noti nella mia esperienza professionale, e poi è finita con una denuncia per truffa presso la Polizia Postale di Forlì. La prima, che in questo caso chiedevano una somma di circa 250 euro e veniva camuffata come somma per imparare a fare trading online. Pertanto era una sorta di pagamento di un corso, né più né meno. La cosa particolare è che questa società aveva sede alle Cayman, in un ufficio dove ci sono altre, un ufficio fantasma dove ci sono altre 80-90 società. E la cosa particolare che mi ha stupito, che pur essendo senza autorizzazione da parte di Consob per operare e avendo una sede legale su Londra, pur ricevendo telefonate da Cosenza, tanto per capirci, la cosa particolare è che questa società girava poi il cliente a un intermediario finanziario abilitato. Pertanto la società non era abilitata, ma la persona con la quale si trattava era abilitata, che diceva: io non so niente di quello che compete alla società, io sono solo un libero professionista abilitato che devo seguire l'andamento delle sue cose, dei suoi investimenti. E un'altra cosa che ho notato, che mi ha dato molto dispiacere dal punto di vista umano, che il mio cliente in questo caso era una persona molto semplice,
un operaio che però aveva realizzato nella vita ingenti, un ingente patrimonio personale, proprio di risparmi su risparmi. Parliamo di una personcina che aveva 300.000 euro di liquidità, fatti tutti col suo lavoro. Una persona però molto fragile da un punto di vista proprio psicologico. Una persona che venne da me completamente terrorizzata per paura che, essendo, avendolo chiesto tramite sottoscritto la risoluzione del rapporto, non dormiva la notte dalla paura di poter essere perseguito legalmente. Poi, per fortuna, è un po' l'ausilio delle forze dell'ordine, la polizia postale, ausilio di Consob, alla quale chiesi consulenza e mi diede garanzie che questa società non era assolutamente abilitata per il territorio italiano. E allora sono riuscito a calmarlo, ma era una persona distrutta, era una persona che più di una volta mi ha detto: avvocato, se lei non mi salva io mi ammazzo. Una persona fragile, e su queste colpiscono molto, li inseguono con telefonate giornaliere 2-3 volte al giorno, e ho notato che esiste una gran capacità psicologica da parte di questi individui, senza nessuno scrupolo, senza nessuna morale. Però la cosa particolare è che questa organizzazione, essendo iscritta comunque su Londra e muovendosi con un intermediario abilitato, formalmente era legale. Questo è quello che vi volevo trasmettere. Grazie. Grazie a te Pierluigi. Ma sì, qualcosa è riuscito a recuperare questo signore oppure no? Guarda, per fortuna lui si è ravveduto nel momento in cui ha pagato i 250 euro che pensava fossero per l'investimento, e poi dopo io gli ho spiegato che da contratto erano solo il pagamento di un corso per il momento. Poi, nella sua semplicità, questa persona non aveva ottemperato a certe richieste, che erano una bolletta, il certificato di residenza, e chiaramente non aveva dato i numeri di conto corrente. Pertanto gli ho subito detto di scordarsi i 250, che comunque noi si è richiesto con PEC ai fini per risolvere il rapporto, dicendogli danni per persi, e per fortuna il danno si è fermato lì. Vuol dire, quando io scrissi la PEC a questi signori, presentandomi come avvocato eccetera, hanno subito cominciato ad attaccarmi nei confronti del mio cliente, dicendo che io non valevo niente, che io non contavo niente, hanno cercato di sminuire la mia figura. Per fortuna il cliente ha avuto fiducia in me, e comunque nel giro di 15 giorni ho avuto dei grossi problemi informatici nei miei sistemi. Ho dovuto resettare tutto, ho dovuto modificare tutte le password della PEC, della email dello studio legale, ho dovuto resettare il mio telefono, perché hanno incominciato a chiamarmi anche a me, cercando di spacciarsi per quello che non erano, e le telefonate arrivavano da Cosenza. Anche queste chiaramente sono state tutte segnalate alla polizia postale. Adesso, con poca fiducia, ma siamo in attesa di un giudizio, e per fortuna il danno per il mio cliente è stato solo i primi 250 euro. Io invece posso testimoniarvi un caso invece di una persona che c'è cascata pienamente. Scusa, ho saputo di persone che hanno ripreso anche cifre di 400.000 euro. Scusa. Beh, lui non ci aveva tutti questi soldi, questo ragazzo che aveva perso il lavoro, aveva perso la liquidazione di 20 anni di lavoro, causa continue telefonate di una ragazza che continuava a telefonargli, a fargli fare investimenti a leva 200 su fantomatico mercato Forex. Naturalmente era tutto finto, non funzionava niente, noi abbiamo anche provato questa piattaforma con il legale che mi aveva chiamato a vedere se si poteva, mi aveva chiesto qualche opinione insomma in merito,
Questi qui erano stabiliti in un paese baltico, non vorrei dire l'Estonia o la Lituania, non mi ricordo, forse era forse la Lituania. E il ragazzo ha perso veramente proprio tutto. Il consiglio che si posso dare, sì, prego. Una cosa che mi ha un po' colpito negativamente di Kosovo è stato che, nonostante Kosovo pubblichi costantemente i nominativi di queste fantomatiche società di investimento, nel mio caso non era pubblicato. Pertanto rafforzava i delinquenti, perché loro non erano stati segnalati da Consob. Solo un mio intervento diretto su Consob di Roma, perché a Milano non funziona quell'ufficio, ho dovuto rapportarmi con Roma, mi hanno garantito che questa società era una società di briganti, però non me l'hanno potuto certificare. Pertanto il cliente si è dovuto fidare di me e del fatto che io gli dicessi di essermi relazionato con funzionari Consob e di stare tranquillo che non avrebbero mai potuto fargli nulla. Scusate, grazie. No, grazie Piero per questa testimonianza, che è comunque utile a comprendere i regolatori. Cioè, tu ti sei interfacciato con l'autorità di controllo, con Consob, e però Consob ha una reazione un po' bradipa, diciamo, e soprattutto non agevola il riconoscimento del soggetto, cioè l'inseguimento, l'offuscamento del sito, o una sorta di analisi, il tracciamento, eccetera. Un'altra questione molto interessante che tu hai portato è questa diciamo attività che mi sembra di intuire una sorta di tentativo di hackeraggio dei sistemi informatici e di messa in difficoltà. Quindi un professionista che si palesa a un'azienda, questa azienda utilizza delle tecniche offensive, non solo nel termine che sono di offesa, ma sono proprio di contrattacco. Cioè, questa cosa è particolarmente odiosa e dovrebbe essere sanzionata con particolare durezza da parte delle autorità, in tutti i sensi. Ecco, adesso ho visto che è arrivato Francesco. Francesco, sei tu? Sì, sono io. Ben arrivato. Buon pomeriggio a tutti, perdonate il ritardo. Tranquillo, mi sono cimentato un inizio, un po' tosto, sulle truffe del training online. Quelle truffe po' odiose e un po' carognesche, un po' veramente da gente, da brutta, brutta, brutta gente. Ecco, ti passo anche a te la parola, Francesco. Grazie, intanto buon pomeriggio a tutti. Volevo appunto agganciarmi nella presentazione del caso che è stato fatto. Allora, dal punto di vista di chi può svolgere indagini, vi posso dare due informazioni, condividere la mia esperienza e dal punto di vista pratico proprio modalità di azione. Allora, le capacità psicologiche che voi vedete, il fatto di concatenare non solo chiamate ma anche una serie di atteggiamenti sia di convinzione che di valorizzazione e altro, sono il frutto del fatto che queste organizzazioni criminali, adesso dico perché sono organizzazioni, è definito come vi fossero dei ruoli specifici e soprattutto specializzati anche in psicologia, in ambito percezione, in ambito di, tra virgolette, quella che per noi è la social engineering, quell'ingegneria sociale, quello che ti porta a convincere anche il soggetto a fornire non solo informazioni ma anche a fornire
un approccio, una modalità di fiducia e altro. Ora, un piccolo particolare per non cadere in un errore, e questa è una cosa molto importante. Per la mia esperienza, sì, ci sono degli intermediari che sono riconosciuti, ma spesso e volentieri questi intermediari non hanno nulla a che fare con questi soggetti. Quei soggetti, nella maggior parte dei casi, sono dei soggetti che si intrappongono, e già gli intermediari, soprattutto quelle piattaforme di Forex che propinano CFD e compagnia bella, dove su attività che ho fatto anche io siamo riusciti almeno a fargli obbligare a livello europeo a scrivere nella home page che almeno il 70-80% di chi utilizza questa piattaforma perde completamente i capitali, per esempio. In ogni caso, qual è il problema? Questi soggetti, intermedi, utilizzano sistemi di comunicazione, qui entra in gioco il discorso del numero di Cosenza piuttosto che del numero di chissà dove, perché sono sistemi di comunicazione che simulano, tra virgolette, la numerazione. Dal punto di vista di indagine poi effettiva, in realtà sono organizzazioni criminali, dunque se appunto il vostro collega ha subito degli attacchi, io lo invito, lo esorto a fare penso l'abbia già fatto, una denuncia non tanto alla forza dell'ordine, ma proprio alla Procura della Repubblica, specificando in quanto l'accesso abusivo al sistema informatico, dunque 615 ter, associato a questi soggetti, porta a un accentramento e un utilizzo di risorse, ad esempio noi in questo caso, che sono chiaramente prioritizzate in questo caso. Perché? Perché il problema di questi soggetti è che sono dei soggetti con delle capacità tecniche molto avanzate che offrono servizi di supporto a questi truffatori, tra virgolette, che poi sono quelli che appindolano le persone, le portano a estinguere ogni possibile capitale, spesso volentieri ad accendere mutui, finanziamenti o altro. Io ho visto casi vari. E attenzione che il fatto che troviate transazioni, ad esempio estero, tipo Estonia, Lituania, Malta, eccetera, spesso volentieri sono legate a come questi soggetti spostano quei capitali, ad esempio, su piattaforme di exchange. Dunque già l'identificazione di chi è il destinatario, quel destinatario dei bonifici, spesso volentieri, non è un soggetto, tra virgolette, qualunque, non è un conto fittizio, non è un qualcosa di inattaccabile. Spesso volentieri, anzi al 99%, è di un ulteriore soggetto, exchanger piuttosto che altro, più o meno valido, ma quasi sempre ben identificato sul mercato. E attenzione, questo apre la strada a poter trovare, ad esempio, l'imbocco di dove questi capitali, poi trasformati in criptovaluta, si sono poi evoluti, sono stati spostati dai truffatori. Le finte piattaforme, e questo io lo dico perché è un approccio che vedo ogni, tra virgolette, giorno, le finte piattaforme non potranno mai trovare un buon riscontro di mitigazione, di rallentamento, di ostacolo con l'attuale modalità del dico se questo sito è truffaldino piuttosto che quel sito è buono, quell'altro non è buono. Perché? Perché io posso fare 100 portali in 2 minuti, in 1 minuto, in 10 secondi, portali con domini diversi, l'inibizione non è più già da anni il metodo per contingentare queste problematiche. Il problema pratico dell'intermediario accreditato è che oggi l'intermediario che viene a volte utilizzato, ma a volte se le piattaforme sono completamente false, solitamente c'è una piattaforma falsa che si intrappone e poi portano la persona a provare, a giocare. In realtà è una specie di ibrido tra la frode e il gioco d'azzardo. Qual è il problema? Che non si potrà mai reagire con un'inibizione dinamica, perché io posso anche inibirne 1000 al giorno, che dopo mezzo secondo me ne hanno pubblicati lo stesso portale su domini diversi con riferimenti differenti. Il modo in cui, e sinceramente con cui anche abbiamo avuto praticamente una buona parte, almeno sulle indagini che ho seguito io, successo recupero di capitali, è quello appunto di andare a seguire effettivamente il denaro
comprendendo che il bonifico che la vittima fa a un soggetto, quel soggetto non è il bonifico del truffatore, dove diciamo ok, bonifico del truffatore in Estonia, mi arrendo, finisce lì. Eh no, perché se invece quello non è un conto, tra virgolette, diciamo creato ad hoc solo per queste, per poche occasioni, tra virgolette, ma invece è ad esempio il conto di un exchanger, noi da lì partiamo, troviamo le responsabilità di mancata identificazione dell'exchanger, già lì recuperiamo spesso e volentieri i capitali, proprio perché l'exchanger che doveva fare una verifica ulteriore, o che comunque poi andiamo a seguire come si è strutturato il pagamento e andiamo a seguire poi in criptovaluta, dove appena questi denari vengono spostati e si cerca una capitalizzazione, dove questi vengono capitalizzati e da lì trovare quelli che sono i soggetti effettivi. Dunque il mio suggerimento personale è: attenzione, non diamo per scontato che non si possa fare, perché spesso e volentieri si può fare, e allo stesso tempo molto importante è la buona documentazione, come abbiamo visto anche nelle frodi, se non sbaglio Alfonso, dove una buona documentazione permette di evitare quella genericità che poi magari viene, non dico solo fraintesa, ma viene, diciamo, soppesata come sì, ma si è lasciato truffare. Io vi dico, con questi soggetti ne ho a che fare spesso e volentieri, ma anche direttamente, perché comunque riusciamo a ingaggiarli piuttosto che a fare determinate attività, e sono soggetti ampiamente preparati sul piano tecnico, informatico, sul piano psicologico, a livello di, ad esempio, di psicologia della percezione, sono persone estremamente preparate. Perché? Perché sono soggetti, immaginatevi uno psicologo che offre il suo servizio per questa tipologia di attività. Infatti il mercato, chi vi è, tra virgolette, dall'altra parte, trova una marea di persone, di soggetti che hanno delle buone capacità e le mettono proprio al servizio di queste reti. E questo è il problema dell'impatto di questi sistemi. E chiaramente abbinare e unire capacità tecniche elevate, capacità, diciamo, non solo psicologiche, ma anche di contatto, di non solo di empatia, ma proprio di vero e proprio convincimento e altro, è un gioco che effettivamente funziona e che purtroppo sta devastando le famiglie, perché nel caso in cui citavate i 250 euro, perché fortunatamente la persona, ad esempio, l'ha appena scoperto. Attenzione, state attenti a che dati hanno consegnato, perché serviva ad esempio il certificato di residenza piuttosto che invece altro, per il semplice motivo che spesso vengono presi questi dati e rivenduti per appunto furti d'identità, per l'attivazione di conti correnti virtuali a loro nome. Infatti a me è successo, ad esempio, su un caso in cui sono stato io a dover convincere l'autorità giudiziaria che il soggetto era completamente estraneo, perché questo era stato truffato 2 anni prima, hanno ceduto tutti i vari dati su un conto intestato a lui e hanno fatto transitare milioni. Però di fatto questo soggetto poi si è trovato improvvisamente bloccato su ogni cosa, ogni sua proprietà a livello di conti correnti bancari e altro, per quanto erano raggiungibili, sequestrata piuttosto che altro, perché di fatto appariva come il riciclatore, come il soggetto. Dunque importante sempre far denuncia, anche se gli episodi si pensa di averla scampata, e spiegare molto bene cosa è successo, perché aiuta anche un domani. Questo è il mio parere al riguardo. Grazie Francesco. A beneficio di chi non ci ha seguito in passato, eccetera, l'exchange è una società, un servizio di cambiavalute e di trasformazione in criptovalute, e quindi è tipicamente un conti correnti che risiedono presso queste società. Passo a te Piero, hai alzato la parola. Sì, grazie. Una cosa, un dettaglio che è molto importante secondo me, che è veramente importante e andrebbe divulgato. Nel mio caso c'era un intermediario abilitato, e il fatto che non si sia spedito il certificato di residenza e una bolletta a conferma della residenza impediva all'intermediario certificato
di operare secondo le regole del mercato londinese, pur il mio cliente avendo già un account creato da loro, pur il mio cliente avendo già versato i 250 euro, il mancato invio, lui aveva inviato solo la copia della carta d'identità, il mancato invio del certificato di residenza e di una bolletta impediva all'intermediario di operare. Pertanto, nel caso in cui ci sia un intermediario abilitato, che non ha, probabilmente potrebbe non aver nulla a che fare con la società sottostante, non può operare se non gli si viene inviata tutta la documentazione, il documento di identità, codice fiscale, bolletta, una bolletta di consumi e certificato di residenza. Perché nel mercato londinese gli abilitati devono avere queste informazioni date dal cliente. Se non le ricevono, non possono operare. Nonostante fossimo già in una procedura avanzata, un account già acclarato, insistevano per l'invio di questa documentazione e interpellato personalmente dal sottoscritto, l'intermediario finanziario abilitato, mi disse: guardi che io, se non ho questa documentazione, non posso operare secondo le regole del mercato inglese, britannico. Grazie. Grazie, grazie a te Piero. Francesco. Ecco, nel caso specifico vi do già un'informazione che potrà essere abbastanza utile. Nel caso specifico, quando l'intermediario, quello vero accreditato, che attenzione non sono stinchi di santo, attenzione, però dico, l'intermediario accreditato ha però un account attivato in relazione alla vostra vittima, significa che chi si è messo, si è intrapposto, quei dati li ha forniti, spesso e volentieri sono falsi. Il motivo per cui insistevano molto per avere quei dati non è tanto, questo è il mio parere, per l'apertura del conto Forex presso l'intermediario abilitato, ma è perché loro con quei dati aprivano poi un conto corrente virtuale, sono, siamo in una conferenza registrata, dunque non dico nomi, su quelle 3, 4, 5 tra virgolette banche virtuali che conosciamo molto bene in questo ambito, perché l'iter, faccio un esempio proprio pratico, questi iniziano a sondare la vittima o via phishing o altro, banner, non banner, altre cose. Arrivano al primo contatto, lo contattano e iniziano a convincerlo dei risultati, eccetera, eccetera. Poi si fanno dare dei dati che sono strettamente leggeri, dunque nome, cognome, a volte la carta d'identità subito, spesso la carta d'identità la chiedono dopo per la validazione di deposito, ma in quel momento loro hanno già registrato sul trader o su comunque l'intermediario, quello abilitato, un finto profilo, in quanto purtroppo nella, diciamo, giurisdizione statunitense ci sono delle regole molto ferree con pene molto ferree, diciamo sicure. In Inghilterra invece che succede? La dichiarazione vale perché? Perché tu sei a conoscenza che la falsa dichiarazione poi comporterà determinate cose, ma siccome la falsa dichiarazione poi la fanno a nome del nome e cognome vittima, io mi sono trovato centinaia di casi in cui in realtà il conto Forex lo avevano già aperto con nome e cognome vero, indirizzo vero, appunto recuperato spesso volentieri della carta d'identità, il primo deposito fatto non direttamente verso quell'intermediario, molte volte, ma i dati, cioè quando siamo andati con un ordine di indagine europeo a prendere i dati che l'intermediario accreditato aveva in pancia, ci siamo trovati la finta bolletta, la finta dichiarazione di residenza e altro. Quelle vere le hanno continuate a richiedere, perché molte volte le persone, soprattutto in Italia, fanno fatica a dire bene il certificato di residenza, sembra una cosa stupida, ma fanno molta fatica, in molti altri paesi no. E di conseguenza cosa succede? Quei documenti noi abbiamo poi trovato che sono stati utilizzati per aprire a nome di quel soggetto, cioè di quella vittima, dei conti correnti su delle banche virtuali abbastanza, diciamo, facilone, perché in 2-3 minuti lo apri un conto corrente virtuale, e con quei conti correnti poi hanno fatto frodi, riciclaggio, eccetera, eccetera.
Dunque, se volete proprio togliervi anche il dubbio, fate la richiesta diversa all'intermediario accreditato. Chiedete, ma tu che mi hai abilitato un account, mi fornisci copia della mia documentazione? E scoprirete che molto probabilmente, almeno per la mia esperienza, troverete già fisicamente dei documenti falsi, sicuramente falsi, con certificato di residenza, bolletta, eccetera, eccetera. Perché questo? Perché la procedura di auditing automatizzata dell'intermediario accreditato, soprattutto in Inghilterra, difficilmente vi fa completare l'attivazione dell'account senza che abbiate fatto l'upload del documento. E la modifica di quell'upload non è fattibile. Cioè l'intermediario, proprio per aver ricevuto l'accredito, deve dimostrare che il processo informatico di accredito, remoto, sia effettivamente funzionale alla normativa. Di conseguenza, se siete riusciti ad avere un account presso l'intermediario, sicuramente hanno depositato i documenti. Cioè, 99% dei casi hanno depositato documenti falsi. Quei documenti, quelli veri che volevano, è per monetizzare ancora di più la vittima. Dunque, attenzione al furto d'identità, che purtroppo è una brutta cosa, perché oltre ad aver perso molti capitali, a volte pochi, a volte tantissimi, poi le persone si trovano davanti a problemi di riciclaggio, a segnalazioni di operazioni sospette o altre cose che creano dei problemi appunto enormi. Un unico punto: chiedete sempre il parco documentale riferibile alla vittima se avete account riferiti alla vittima. Se invece l'account era sulla piattaforma fittizia, quell'account lì non vale nulla, cioè in sostanza. Però in questo caso, se non ho capito male, voi avevate verificato che c'era un account effettivo presso l'intermediario accreditato, che è una... No, era presso la società l'account, non presso l'intermediario accreditato. Ma e questa società, che immagino, non so se avesse 500 nel nome, questa società aveva di fatto un portale funzionale, o tra virgolette il portale era praticamente la copia di quello dell'intermediario accreditato? No, non aveva un portale funzionale, aveva un portale proprio con regole contrattuali allucinanti, che però chiaramente tanta gente non legge. E successivamente riuscì a contattare l'intermediario accreditato, che mi disse: guardi, che io, finché la procedura non è terminata con l'invio di questi documenti, per me il suo cliente è un perfetto sconosciuto. Allora qui entra in gioco un altro discorso, nel senso che l'intermediario accreditato, voi come lo avete, giusto per capire, questo può essere utile anche ad altri, come lo avete connesso a questi soggetti? Per una questione di dichiarazione, cioè questi soggetti si appoggiavano ed agivano per interposta persona presso l'intermediario, giusto? Ok. Allora lì entra in gioco anche un altro aspetto. In questo caso qui, questa società può essere anche regolare, non accreditata, ma esistente, censita con un VATD vero, ma è passibile di un ordine di indagine abbastanza pesante. Sì. Dunque, se è questo il caso, cioè al di là che recuperate anche la mezza virgola, ma se è questo il caso, in realtà si possono fare delle attività, a livello proprio di polizia giudiziaria, molto molto invasive. Perché il problema era che la sede legale era le Cayman. No, ma non è un problema che sia le Cayman, è lo stesso. Cioè, quasi sempre sono alle Cayman, a Malta, in stati mai pensati. Cioè, faccio un esempio: un exchanger, perché non posso fare, basta che lo cercate, uno dei principali exchanger che ha una sede appunto alle Cayman, in realtà è di una collaborazione, di una collaboratività spettacolare, perché la domanda che dovete fare all'exchanger non è quella di dimmi tutto quello che sai riguardo il Pinco Pallino, è motivami come tu hai evitato il riciclaggio di questo specifico denaro. In quel momento il problema, l'impatto rispetto alla domanda di dimmi cosa sai di Pinco Pallino, è che dimmi cosa sai di Pinco Pallino non hanno niente da perdere. Documentami che non hai riciclato, hanno il fatto che se io trovo una società, dal punto di vista indagine, una società formalmente, in Gran Bretagna,
Questa società ha dei soggetti che non sono accreditati né presso la Gran Bretagna per svolgere attività di natura finanziaria, di trading, eccetera, eccetera, ma neppure hanno delle accrediti nel paese in cui è successo e cui è avvenuta la, diciamo, il reato. Si può interdire ogni possibile pagamento verso quell'intermediario accreditato. Questa modalità qua, che è quella che io utilizzo abbastanza e anche tanti miei colleghi utilizzano abbastanza spesso, ci permette che in 2 ore ci danno ogni gli indirizzi IP di chi ha fatto gli accessi, tutti i documenti che hanno depositato, e anche se sono alle Cayman, anche se sono a Malta, perché si va a toccare la loro capacità effettiva di poter guadagnare. Dunque, se questa società effettivamente esiste, anche se è in una casella postale nelle Hilton Keys, cioè in ogni caso si trova. Sì, sì, PO Box, casella postale, sì, sì. Cioè, quello intendo. Dunque, anche se è una casella postale, la sede legale, comunque si può colpire il soggetto. È più difficile colpire invece il soggetto che costruisce piattaforme fittizie. Quelle piattaforme fittizie, tra virgolette, le interpola tra intermediari accreditati e altro. Però quasi tutti i trader forti, diciamo, di mercato, i player di mercato principali, hanno la parte, diciamo, fiscale, non dico in paradisi fiscali, adesso si chiamano i paradisi informatici, cioè in quegli stati dove la legge nell'ambito dell'informatica è talmente specifica e fatta bene che sai di essere tutelato. Un esempio pratico, uno dei paradisi principali è il Delaware, per esempio, Stati Uniti. Cosa pazzesca. Nel senso, ci sono veramente tantissimi paesi che per me che hanno una regolamentazione talmente specifica, talmente profonda nell'ambito della gestione informatica dell'ambito finanziario, dell'ambito di a livello contrattuale, piuttosto che altro, che diventano queste specie di, si dicono, paradisi, no? Perché poi sono i paradisi fiscali 2.0 alla fine della fiera. Dunque, obiettivamente parlando, qui è molto interessante, nel senso che se l'intermediario accreditato non aveva ricevuto alcuna autenticazione in questo senso, la domanda da porsi è: ma il vostro, la vittima, ha utilizzato una piattaforma che non solo non era accreditata, ma che emulava l'appoggio di un intermediario, corretto? Può essere tutto. In questo caso fate una bella subpoena alla polizia inglese e questi gli appendono via per le gambe. Sono abbastanza cattivelli. Nel senso che in quel caso lì è come se io simulassi di essere un soggetto accreditato, che è diverso di essere un soggetto che si avvale di un determinato di un intermediario accreditato. In quei casi lì, facile che se effettivamente questi hanno avuto a che fare con questo intermediario, possa essere adotta anche una negligenza di questo intermediario nei confronti del mediatore, in questo caso questa società un po' farlocca, e dunque è questo è l'approccio soprattutto inglese, è lo stesso intermediario accreditato a dover risarcire. Mi è successo una volta in cui io pensavo fosse una cosa impossibile, ma in sostanza cosa accadeva? Che tecnicamente il soggetto intermediario, diciamo, non solo accreditato, ma identificato come sia istituto bancario, in sostanza virtuale, e intermediario finanziario, sempre ambito Forex, una compagnia molto molto grande, in sostanza a un certo punto si sia trovata con un'imputazione particolare, perché in sostanza la loro negligenza era la causa della fattibilità della frode, e di conseguenza è stato, diciamo, la responsabilità in solido è stata attribuita proprio all'intermediario registrato. Questo in Italia sarebbe fantascienza, però all'estero, soprattutto ad esempio negli Stati Uniti, è la normalità, perché se io sono accreditato e ho dei soggetti che utilizzano il mio accredito e che utilizzano il mio canale per registrare la vittima e non compiono correttamente, cioè comunque o compiono dei reati o non compiono correttamente come prevede la legge delle registrazioni, bene, è anche un onere mio, tra virgolette, non solo vigilare, ma far sì che questo, senza appunto
la bolletta e la dichiarazione di residenza, questo possa aver aperto un conto e aver fatto trading. Questo è il punto. Grazie Francesco. Massimo Campanella scrive: come hai fatto a ottenere l'ordine di indagine europeo? Ecco, si può dire due parole su questo aspetto, Francesco? Beh, allora, l'ordine di indagine europeo non è che si ottiene, lo si avvia, nel senso che immaginiamoci che ci sia un soggetto che domani va a fare una denuncia. Premesso, io non sono un avvocato, sono un tecnico informatico che fa appunto la parte di indagini. In sostanza, cosa succede? Quando viene sporta una denuncia, o comunque depositato una denuncia, un esposto e altro, quando arriva insomma alla procura, il pubblico ministero, tra virgolette, di riferimento di questa indagine, cosa va a fare? Va a delegare, a scegliere la polizia giudiziaria in base alle competenze, in base alla tipologia dei reati, no? Ora, se si comprende bene dalla denuncia quali sono le situazioni, dunque, più che una truffa, si comprende bene che c'è un aspetto informatico ben strutturato, perché c'è un portale fittizio, un portale comunque creato ad hoc, più che appunto la truffa c'è un'interazione continuativa con il soggetto. C'è tutta questa cosa, più si allontana dallo stereotipo di truffa dove la vittima è stata un po', diciamo, si è lasciata abbindolare e in pochi passaggi è finita lì, più si invece si fa capire che la cosa è un po' più strutturata, che c'è un ambito informatico e c'è un aspetto transnazionale, nel momento in cui ci sono le tre, tra virgolette, regole, ossia il rischio del riciclaggio, perché di fatto il denaro confluito è un denaro che, ad esempio, ha fatto Italia su estero, su soggetti non ben identificati o comunque per scopi differenti. Secondo punto, il rischio del furto d'identità, perché hanno chiesto documentazione piuttosto che altro. E terzo punto, e questo è il più importante, il più fondamentale in generale, è l'interfaccia tra soggetti che parlano in lingua italiana, attenzione, anche se hanno l'accento di Timbuktu non cambia, cioè anche se hanno un accento inglese o dell'est Europa, ma parlano in lingua italiana, si denotano il fatto che l'attività creata è un'attività formalmente identificabile come non solo la frode, ma come anche l'accesso abusivo al sistema informatico, se ci sono tentativi di accesso, determinate tipologie di violazioni in merito al furto di identità o alla sostituzione di persona. E in quel momento lì bastano due di questi tre elementi, se sono tutti e tre meglio, si sviluppa quello che è l'OIE. L'OIE come funziona? In sostanza, il pubblico ministero incarica la polizia giudiziaria. La polizia giudiziaria, se non ha le risorse o se c'è una complessità particolare o se ad esempio questa tipologia di indagine è correlata a molte altre tipologie di indagine o ci sono delle caratteristiche similari, dei dati similari, ad esempio dei soggetti piuttosto che altro, bene, in quel momento lì valuta, nomina un consulente tecnico, ad esempio io in questo caso, e in sostanza io nel portale di E-Justice dell'Europol piuttosto che altro, con il decreto, cioè con l'avallo del pubblico ministero, vado ad avviare e a chiedere, che prima è formalmente è l'autorità giudiziaria che lo fa, ma vado a inserire tutti quegli aspetti tecnici che specificatamente rappresentano i reati transnazionali e lì si fa ad esempio l'ordine di indagine europeo qualora siano reati commessi all'interno dell'Unione Europea, il che è abbastanza efficace perché dovete immaginarvi che l'ordine di indagine europeo in sostanza non è altro che dire alle forze dell'ordine, alla polizia giudiziaria e soprattutto all'autorità giudiziaria di quel paese: attenzione che ho questo problema qui. E molti pensano male, ma le autorità giudiziarie dei paesi un po' più borderline non sono dormienti, anzi sono quelle che spesso hanno le armi spuntate per lavorare in casa, proprio anche da leggi purtroppo facili per chi delinque. Ma nel momento in cui sono interpellate, attivate da altre autorità giudiziarie, soprattutto di altri paesi, hanno la spinta e lo sprone per potersi muovere. Io un esempio pratico ce l'ho, ad esempio, con Malta o con soprattutto ad esempio l'Estonia, con cui l'Estonia e la Lituania, come accennava prima un collega, sono chiaramente tra le più favorite in questi sensi.
perché come la Bulgaria, per società informatiche piuttosto che altro, hanno dei vantaggi e degli scudi di protezione legali abbastanza importanti. Però attenzione, chi delinque di questi scudi se ne fa realmente, diciamo, relativamente poco. Servono solo inizialmente per fare da prima barriera e per far desistere l'attività d'indagine. Chiaro che se invece non c'è la truffa, la frode, diciamo, molto semplice, ma si fa capire che questi hanno creato una piattaforma parallela, che si interfacciano, dunque raccolgono dei capitali non essendo autorizzati e sono interfacciati a un soggetto autorizzato che non conosce nulla, ad esempio, della vittima, beh, questo cambia assolutamente e poi lì ci si muove. Il problema più grosso chiaramente sono sempre i tempi, quello assolutamente sì, però attenzione che se noi prendiamo oggi una frode tradizionale o un attacco informatico che porta poi a un ibrido tra una frode e una sottrazione di capitali, per esempio, se non agiamo nelle prime ore, nelle prime 48 ore, difficilmente quei capitali a breve raggio si recuperano. In attività, ad esempio, come stanno spopolando i finti trader piuttosto che altro, è già più facile, perché anche se questi me li spostano in posti più disparati, prima o poi li monetizzano, e quello è il concetto. E a meno che non utilizzino, diciamo, sistemi poco utili, poco comodi, poco pratici, prima o poi li monetizzano anche con azioni correlabili ai soggetti. E attenzione, molte di queste attività sono fatte da queste frodi, comunque queste attività, diciamo, criminali, sono fatte a soggetti estremamente giovani. La fascia d'età, almeno quelli che io incontro più o meno, sono tra i 17 e i 24-25 anni. Non stiamo parlando di truffatori di lunga data. E questi non faranno mai il passaggio del riciclato in Nord Africa, che pagano il tizio che prende, va allo sportellino, prende il codice, lo gira, prende i contanti o li ricarica piuttosto che li sposta. C'è questa gente che poi li usa per farsi l'abbonamento su Netflix, ad esempio uno l'abbiamo beccato perché si era pagato poi Netflix dopo, con una parte di conto virtuale ultra ripulito. Questo non avrebbe mai pensato che lo andavamo a trovare. Quando abbiamo trovato che si è fatto la registrazione, abbiamo chiesto a Netflix le posizioni degli accessi, di quelle dove c'è nell'applicazione alcune volte verifica la posizione con il GPS per le aree geografiche, per i contenuti, e poi dopo ci abbiamo mandato la polizia australiana piuttosto che la polizia bulgara piuttosto che altro, con quella italiana, a prendere questo simpaticone alla sua cricca di amici. Cioè, dunque, di fatto non è impossibile, è complesso. Io purtroppo ho avuto un po' una brutta esperienza sull'inerzia, perché vuoi che nel mio caso si trattava solo di 254 euro, vuoi che ne hanno tantissime, vuoi che c'è sempre un po' lo stereotipo, ma se sei fesso te la sei andata a cercare. Questo non va bene. Sono riuscito a ottenere un po' di soddisfazione proprio perché ho puntato i piedi non tanto sui reati perseguibili a querela, che potrebbero essere la propria attività, la truffa, ma ho puntato sul riciclaggio. Ho detto, signori, questi stanno facendo riciclaggio, che siano 250, che siano 250.000, e quando di operazioni del 250 me ne hai fatte 10.000, hai fatto riciclaggio di un'ingente somma di denaro. Solo così sono riuscito ad attenzionarli. Un po' c'era il problema Covid, pertanto prendere appuntamenti per fare le querele non era facile, però c'è anche questa mentalità. Ecco, adesso io ho già... C'è anche questa mentalità del fesso, che in fondo se sei stato fesso la puoi anche pagare. Io vi chiedo... Era quello che dicevo... Esatto. Vi chiedo scusa, però devo chiedere scusa in particolare a Federico Novelli, che ci aiuta in questo progetto di seminari.
Ho mancato nel dargli inizialmente la parola, ecco, vorrei dargliela perché è un po' l'indicazione di quello che stiamo facendo e proseguiremo a fare. Scusa ancora, a te Federico. Niente, non c'è problema, rimediamo adesso, non c'è nessun problema. Allora, questo seminario, come anche quello della settimana scorsa, molto interessante sulla digitalizzazione dei servizi della pubblica amministrazione, viene fatto, si svolge nell'ambito dell'iniziativa Al futuro di così, progetto realizzato, promosso dalla Regione Lazio, finanziato con i fondi del Ministero dello Sviluppo Economico, e realizzato in concordata con le altre associazioni dei consumatori che sono il Codacons, il Movimento di Difesa del Cittadino Lazio e Assutenti. Lo scopo fondamentale di questa iniziativa è fornire ai cittadini degli elementi di alfabetizzazione e educazione digitale in questo periodo così particolare, così difficile, se vogliamo, della pandemia da Covid-19. La sicurezza informatica, soprattutto nelle tematiche bancarie e finanziarie di cui stiamo parlando, si sta parlando oggi con grande competenza e con argomentazioni molto interessanti, vuole essere proprio un piccolo tassello, un piccolo mattoncino per far sì che i cittadini possano districarsi in questo mondo digitale che ormai è diventato fondamentale, soprattutto in questo ultimo anno e mezzo di pandemia ce ne siamo resi conto, di quanto sia importante l'alfabetizzazione digitale e quanto sia importante che i cittadini siano formati a questo, perché ecco, per fare pochi esempi, pensiamo semplicemente a dover usufruire di servizi della pubblica amministrazione, poter effettuare un pagamento di servizi della pubblica amministrazione o ancora più specificamente in questo periodo poter prenotare un vaccino online sia di fondamentale importanza e lo era ancora di più nel periodo del lockdown più rigido, quando ecco magari si doveva anche fare la spesa e entravano in gioco tutte queste dinamiche di necessità di effettuare pagamenti a distanza, pagamenti in digitale attraverso le piattaforme, e quindi è importantissimo e continua ad esserlo, perché certe tematiche secondo me sono irreversibili anche dopo la pandemia. Diciamo, il digitale è un mondo che non tornerà indietro, non si tornerà indietro su questi aspetti, quindi è importantissimo che i cittadini sappiano a cosa vanno incontro quando usano il digitale per le transazioni finanziarie, per i pagamenti e per usufruire dei servizi della pubblica amministrazione. E io ringrazio molto Alfonso e anche Francesco Zorzi e tutte le persone che sono intervenuti in questi seminari e vi ringrazio insomma anche per l'interesse, per le interessanti argomentazioni e tematiche che sono trattate, insomma. Grazie mille Federico, scusa per l'inciampo, grazie mille per la collaborazione che ci intratterrà, ecco, non solo per queste due puntate, ma ne abbiamo in mente parecchie, perché l'idea è di continuare un dialogo di merito che possa, come dire, essere anche apprezzato attraverso la registrazione che stiamo adesso effettuando. Questo è interessantissimo, sono tematiche che, come dicevo, la pandemia sicuramente ha dato una grande accelerazione al digitale, ma certe cose sono irreversibili secondo me, e quindi è bene parlarne e continuare a parlarne. Assolutamente. Grazie. Adesso, lasciando un attimo questi aspetti della truffa del training online, con l'aiuto di Francesco mi addentrerei nella questione della DSP2, dei dati personali, dell'accreditamento forte sulle piattaforme e quant'altro, facendo io un po' un riferimento alle cose che ritengo un po' più importanti. Allora, accesso forte. La direttiva DSP2 stabilisce un criterio vincolante per poter accedere in maniera sicura a servizi, ad esempio finanziari e bancari.
L'accesso forte prevede che vengano identificate tre categorie di dati. Il dato di memoria, tipicamente la password, cioè un dato mnemonico, un dato di possesso, cioè il fatto che ad esempio io possedevo, avevo nella mia mano, vi ricordate, noi avevamo tutta quella specie di pulsantiera che dava dei numerelli, ecco, e che dava poi il codice univoco o comunque il possesso di qualcosa. E il terzo dato, la terza categoria di dati, è un dato tipicamente biometrico, diciamo quello che caratterizza la persona, impronta digitale, impronta oculare e quant'altro, riconoscimento facciale e quant'altro. Allora, un accesso è definito forte se almeno vengono utilizzati due elementi tra questi tre che non si possano corrompere a vicenda, che non si possano interferire. Allora, noi abbiamo anche iniziato, insomma, questo nostro dialogo un anno fa, quando ci siamo incaponiti a ragionare, e poi eravamo tutti in prigione, quindi era un modo di dialogo. Come mai le banche hanno voluto puntare e trasferire tutti i clienti sulle app? Sulle app. E invece la mia banca, io avevo la pulsantiera e l'elemento di possesso era vincolante. Innanzitutto ce l'avevo io. Innanzitutto ce l'avevo nel cassetto, in cassaforte. Cioè il possesso era un possesso forte, diciamo. Qual è stata la questione di portare tutte sulle app? Le app che mettono insieme sia il possesso del cellulare, sia la password, quindi la conoscenza, che sono i tipici elementi con cui si accedono ai sistemi, possono essere compromesse, facilmente compromesse. Il cellulare è un qualcosa che ti porti appresso, è un qualcosa esposto, è un qualcosa di anche facilmente hackerabile, e ce l'ha dimostrato anche il nostro amico Francesco in un bellissimo esperimento a Report con Paolo Mondani, dove con un semplice invio di un'immagine via WhatsApp si è preso il possesso del cellulare, registrando, potendo fare quello che voleva. Allora, quindi il cellulare è fragile, quindi sono fragili tutte le app bancarie. Ecco, questo dato, secondo me, è impressionante. Cioè, rispetto a un fattore precedente in cui noi avevamo una pulsantiera, cioè premevo il pulsante, mi dava il codice e riprendevo. Le banche hanno deciso, proprio in virtù della DSP2, proprio in virtù, perché questa era la specifica che mi hanno detto in banca e mi hanno scritto, per essere compliant alla DSP2. Ma eri più compliant prima. Incredibile. Eri più compliant prima, eri più sicuro prima, ti hanno imposto le app. Ci è voluto un po' perché il mondo anche degli arbitri e delle autorità stragiudiziali, insomma, riconoscessero la fragilità dell'app. Adesso è abbastanza ben riconosciuta, ad esempio alcuni operatori dove la truffa è concentrata sull'app, ovvero si è riconosciuto che l'app è stata violata ed è violabile, o comunque non consente la DSP2 perché si fa tutto in pancia e non c'è questo sdoppiamento funzionale, allora perdono su tutta la linea. Ecco, Francesco, entrando sempre di più nel DSP2 e dei dati personali, io sono partito dall'app, però la violazione dei dati personali è particolarmente odiosa. Se vuoi aiutarmi a fare un percorso un po' di protezione e un po' di casistica. Certo. Allora, in sostanza, da un lato vi è una problematica articolata sul fatto che appunto l'utilizzo delle applicazioni
come diciamo in realtà monofattore, dunque a prescindere dal PSD2, viene proprio demandato su un aspetto che ad esempio è l'integrità dei dispositivi, che viene data da un lato per scontata, come ad esempio nel classico delle frodi che utilizzano lo SIM swap, dunque la disabilitazione temporanea della SIM per far sì che l'attaccante riceva, cioè attivi un'altra SIM col medesimo numero e riceva il messaggio lì, è quell'affidamento dato ad esempio ai carrier telefonici, agli operatori telefonici. Ora, il problema pratico è che dal punto di vista reale le applicazioni sui dispositivi cellulari, diciamo, per essere consolidate in termini di sicurezza e per essere consolidate in termini di buona utilizzabilità, dunque sicurezza e utilizzabilità, hanno un concreto problema. Di conseguenza, dovendo andare incontro in questa strada, dovendo andare incontro su questa logica, spesso e volentieri si perde in sicurezza a fronte di una comodità. E qui entra in gioco il fatto tra il concetto di dati e il concetto di, appunto, ad esempio, più fattori, autenticazione forte. Perché? Perché spesso e volentieri per comodità noi arriviamo ad avere che l'unico dispositivo necessario e utile per poter accedere e fare le disposizioni, appunto, corrisponda solamente al telefono, all'applicazione in questo caso qua. E chiaramente questo non è compliant in merito, ad esempio, alla normativa PSD2. Anzi, è proprio l'esatto opposto. Allo stesso tempo, la gestione dei dati personali è un altro elemento non solo fondamentale, ma è un altro elemento necessario al fine di consolidare e rafforzare che il canale dell'applicazione sia un canale sicuro, perché nella maggior parte delle attività di frode e soprattutto di attacco a quelli che sono i sistemi, non tanto i sistemi bancari, ma sono i sistemi che le vittime poi utilizzano per interfacciarsi con l'istituto bancario, il fatto che la conoscenza a prescindere da parte di truffatori. Perdonami, ti ho zittito, Francesco, involontariamente. Perdonami. Eccomi qua. In sostanza, molte volte cosa accade? Che è proprio il fatto che i dati personali esposti magari di un soggetto o comunque a conoscenza del truffatore siano l'elemento chiave che renda poi l'applicazione il fattore, tra virgolette, il vulnus in sé per sé. Perché? Perché una volta compreso che il soggetto è un correntista di un determinato istituto di credito e che sul numero di telefono è specificatamente quello correlato a quel conto corrente, come abbiamo visto in molti casi, scenari, anche in molti, diciamo, analisi sia in arbitro ma anche in aspetti di indagine, è il fatto che in sostanza questa conoscenza renda ancora più vulnerabile l'applicazione come singolo fattore di autenticazione. Ora, qual è il concetto problematico a monte? È proprio il fatto che, come ha detto appunto Alfonso poc'anzi, i parametri, cioè l'autenticazione dovrebbe essere forte, dovrebbe utilizzare fattori, si dicono, dissimili, cioè indipendenti, queste due condizioni, no, almeno due su tre, ma indipendenti. E invece nello scenario più frequente si vedono inizi di frodi che siano la complicità magari della vittima, ma per una prima parte, per un accredito di un'applicazione, per un primo accesso che permetterebbe solamente di consultare un conto corrente. E poi il criminale in autonomia crea l'unico fattore, sfrutta l'abilitazione di un'applicazione secondaria per poi conformare tutti i fattori che dovrebbero essere dissimili in quella stessa applicazione. E dunque, rispondendo appunto all'invito di Alfonso, in pratica cosa accade? Accade che l'applicazione è strettamente legata alla buona integrità del dispositivo,
ma è strettamente legata anche, cioè l'efficacia dell'utilizzo dell'applicazione è strettamente legata anche al fatto che tecnicamente i dati, la protezione dei dati del soggetto, cioè del correntista, sia effettivamente valida. Questo spesso viene frainteso, viene calcolato in modo errato, perché non si riesce a comprendere la correlazione tra dati ed applicazione, quando invece capiamo che la correlazione dati è la correlazione con dispositivo e che la correlazione dispositivo è l'applicazione, capiamo che quando il criminale a monte ha un parco dati della vittima, da quel parco dati della vittima, derivando nell'applicazione altro, riuscirà in una quasi totale autonomia, salvo un primo OTP di accesso, una cosa abbastanza comunque limitata nei confronti di una disposizione bancaria, a effettuare, poi in molti casi anche una completa autonomia con lo SIM swap, a un'effettiva azione operativa, che va ad aggiungere un'applicazione aggiuntiva e a sostituire poi la capacità dispositiva su un'unica singola applicazione. Grazie Francesco. Ecco, e a fronte di questa problematica, certamente ci dovrebbe essere una maggiore cultura da parte del consumatore. Ad esempio, noi avevamo ipotizzato come gruppo l'idea di mandare delle missive, delle raccomandate, che raccomandassero e che indicassero alla banca che se c'erano delle anomalie, e secondo un certo criterio di elencazione, ad esempio un cambio SIM piuttosto che un problema di accesso da IP che fossero al di fuori di una zona usuale o quant'altro, la banca congelasse le operazioni contestate. Cioè l'idea era di un'azione preventiva. Adesso abbiamo un po' fatto degli esperimenti, io stesso con la mia banca non capiva cosa volessi in realtà, ha detto che i suoi sistemi non lo prevedono. vai Francesco. Però io spero che questa risposta fosse in simpatia, perché se mi dicessero che non è previsto un sistema di antifrode sulla base, diciamo che il problema minore sarebbero le frodi, il problema maggiore sarebbe capire per quale ragione non esiste un sistema antifrode. No, assolutamente i sistemi antifrodi devono esserci. Il problema spesso e volentieri è sulla, chiamiamola, taratura, e sul fatto che questi sistemi hanno dei costi molto particolari e chiaramente alcune tipologie di attività specifiche necessitano di investimenti particolarmente anche impegnativi per poter sopprimere la capacità di alcune frodi. E a volte viene valutato anche, purtroppo, un fattore di accettazione di un rischio basato sul possibile impatto. Senza fare nomi, ci sono stati degli istituti bancari che hanno sbagliato questo fattore e ora si trovano in una situazione dove non possono neanche giustificare con non era possibile o non c'era il sistema. Hanno scelto di non adottarlo perché pensavano che l'impatto sarebbe stato molto ridotto, ad esempio. Ad esempio, le banche rispetto a queste attività di truffe adottano delle tecniche che tocca anche un po' capire, riconoscere e rendere, come dire, conosciute dai consumatori. Ad esempio, a fronte di una truffa, la banca il giorno dopo ti riaccredita, salvo buon fine. È una parolina che tocca tenere a mente, perché immancabilmente questo salvo buon fine, non essendo un buon fine, dopo un mese ti ritolgono via i soldi. Ecco, questo ha un effetto psicologico particolare, perché un correntista che si vede ricevere quello che era sparito e ha contestato, e quindi le operazioni disconosciute,
pensa che la cosa sia a posto. Cioè non ha quell'atteggiamento culturale e pratico di mettersi in sicurezza. Spesso non si rivolge al legale, pensa che tutto sia andato a posto. Per poi invece in ritardo e con tutta una serie di problematiche aggiuntive inseguire la cosa nel momento in cui gli hanno ritirato via i soldi dopo un mese. È passato un mese e con tutta una serie di complessità. Ecco, questo aspetto pratico dovrebbe essere ben tenuto presente, cioè tocca non fermarsi al fatto che siano stati riaccreditati i soldi salvo buon fine, perché c'è una bomba orologeria che ticchetta, e te la ritolgono via. E poi spesso anche non si, durante quel periodo casualmente non si riesce neanche a portarli via quei soldi lì. Casualmente. Sono stati salvo buon fine. Sì, sì, sono virtualmente sul conto, però forse un po' bloccati, ecco. Certamente alcune banche si mostrano in ritardo nell'intercettare queste frodi e ne farne un contrasto forte, limitandosi a un'azione, come dire, a volte anche di contenimento, spesso negoziale. C'era scappata prima un'espressione un po' forte, un po' un mercato dei tappeti, ecco, ti do il 50%, va bene, no, facciamo che mettiamoci a posto, veniamoci incontro, ti restituisco il 50%. Spesso però le vittime sono in stato di bisogno, cioè hanno bisogno del conto corrente, anche perché, Francesco, abbiamo notato che la capacità tecnica dei truffatori di pulire il conto, alzare i massimali, pulire il conto, smobilizzare investimenti, passare da un conto di un familiare a un altro collegato, eccetera, eccetera, sono diventate formidabili, cioè questi sono bravissimi. E però ci sono dei problemi tipici, ad esempio il passare da un conto all'altro. Ecco, ci vogliamo soffermare su questo aspetto che abbiamo visto insieme, che è particolarmente pericoloso, ecco, entrare dal conto del figlio, entrare in conto del padre e della madre quando questi sono collegati. Ecco. Allora, in sostanza, lo scenario che si incontra praticamente più di frequente è quando l'attaccante riesce a effettuare il primo accesso, a volte anche con, diciamo, l'aiuto chiaramente non voluto della vittima. Poi cosa fanno? Raccolgono la grafica utente e verificano, cioè utilizzano delle chiamate proprio di sistema native dell'istituto bancario per verificare, per esempio, se quel determinato soggetto, dunque noi ci immaginiamo il codice fiscale, nei sistemi bancari spesso e volentieri viene definito per NDG, dunque riferimento cliente e altro, se quel riferimento cliente, ad esempio, abbia la capacità operativa, ad esempio, di firma, o la capacità se abbia un altro conto contestato, abbia degli altri conti, eccetera, per poi far sì che dallo stesso singolo canale le frodi che vengono appunto sviluppate e portate a buon fine non solo svuotano il conto corrente del soggetto, ma svuotano anche quello del coniuge, del figlio o della figlia, in sostanza. E questo è molto curioso, ma dal punto di vista, ad esempio, mi è capitato di vedere in una BF di alcuni di vostri colleghi, il fatto che poi questa attività poi in realtà sia stata anche separata, perché venivano identificati come diversi soggetti. In realtà la frode e l'esito dell'attacco aveva disposto effettivamente attacchi, in sostanza diramato attacchi su differenti posizioni che erano accessibili comunque per contratto, per firma o altro, erano accessibili appunto a quel soggetto. Ma
Ma dunque immaginiamoci che anche lì, discorso PSD2, immaginiamoci che già lì il soggetto, la vera e propria autenticazione avveniva con un'utenza, una password specificatamente limitata al soggetto Tizio Caio. E il fatto che questo abbia poi operato tramite delle API bancarie, le quali erano, tra virgolette, sono state sviluppate per essere utilizzate per, non sicuramente dall'utente finale, non dal correntista in sostanza, ma più invece sempre dalle agenzie. Bene, in quel caso lì cos'è accaduto? Che di fatto questi soggetti abbiano operato accedendo con una credenziale che non aveva nulla a che fare con altri conti, appunto sugli altri conti. E dunque già lì cade la PSD2, perché? Perché di fatto lì non è mancata l'autenticazione forte, è mancata proprio l'autenticazione completa. Però il problema pratico è che nell'immaginario collettivo tutto questo sembra difficile. Nell'immaginario, più che nell'immaginario, nella realtà informatica, prevenire non è il termine giusto, ma verificare il termine giusto. E il verificare si può già fare, si fa. Faccio un esempio pratico. Se io adesso prendessi il mio conto e facessi una determinata attività, e questa attività come la sviluppo, cioè come la vado ad articolare, rappresenta un'anomalia, bene, quell'anomalia viene compresa perché ogni sistema informatizzato prevede un'analisi, uno studio del comportamento. Questo vale per il sistema bancario, sto parlando. Nel momento in cui io invece so che è successa una frode, quel modus, quell'attività tecnica, perché è tecnica, è fatta in pochi secondi, a volte in millisecondi, posso capire quante volte viene fatta. E dunque posso far sì che nel momento in cui si ripresenta, una volta che la scopro una volta, un comportamento analogo, non dico che debba bloccare per forza un conto, cosa che comunque si potrebbe fare, ma di fatto quel comportamento analogo devo capire che mi deve allertare, e se si replica su più soggetti mi deve proprio far attivare, ad esempio con delle metodologie di revoca automatizzata, cosa che si fa in molti casi. E qui faccio un esempio pratico. Chiunque di voi ha una carta di credito, penso si sia reso conto che facendo delle spese anche piccole ma anomale, ad esempio non so se vi siete trovati all'estero piuttosto che altro, a un certo punto vi arriva il messaggino: la carta di credito è stata sospesa, bloccata, chiamate IL, eccetera eccetera. Perché? Perché questo, che è ancora più complesso nelle carte di credito, è un concetto di semplice monitoraggio, e di conseguenza non solo è fattibile, ma deve essere fatto. Il problema è appunto quello che dicevo prima: questi metodi di monitoraggio che spesso vengono rappresentati come cose impossibili o altro, in realtà sono semplicemente, purtroppo, solamente costosi, e di conseguenza il fattore di filtro è molto più economico che in realtà potremmo dire funzionale. E il fatto che esistano, ad esempio, nel sistema antifrode, molti truffati si sono trovati il giorno dopo la chiamata del sistema antifrode che diceva: abbiamo trovato che dal suo conto corrente sono stati fatti dei movimenti anomali, questa è una frode, eccetera eccetera, però non hanno fatto ad esempio la revoca che potevano fare. Perché? Perché di fatto non è che non convenisse, ma di fatto sarebbe stata una missione, diciamo, in questo senso. E purtroppo, per fortuna, secondo me, l'idea che avete, diciamo, che viene imbastita sia in una comunicazione con gli istituti, ma soprattutto anche come delle linee guida, rendono e sono utili anche per far capire che le frodi non sono più la frode del singolo. Perché se noi oggi ci mettessimo a guardare le frodi che sono state fatte in Italia su un determinato tipologia di settore bancario, diciamo di correntista bancario di determinato tipo, vediamo che le analogie con molta semplicità sono elevatissime. Cioè, molte volte possiamo provare che la metodologia, proprio anche a livello di sequenza di comandi, corrisponde. E
conseguenza, chiaramente, questo non andrebbe più trattato, per esempio, come un singolo ABF, per esempio, ma sarebbe di fatto una, in sostanza, sarebbe di fatto una condizione che, se oggi c'è stata la prima, domani c'è stata 320, non è possibile che fra due mesi ne ho 4.000. Questo è il concetto pratico. Certo, certo, Francesco. Ecco, adesso mi vorrei indirizzare con il tuo aiuto negli aspetti della DSP2 che apre, tra virgolette, il grande mercato delle fintech. Allora, cosa sono le fintech? Queste fintech sono delle società, non è detto che abbiano un riconoscimento di tipo bancario, anzi spesso no, però fanno dei mestieri da banca. E la normativa impone alle banche di dare alle fintech tutti i dati dei tuoi conti se tu glielo richiedi attraverso le fintech, ovvero se tu vai, ti avvali dei servizi di una società fintech e c'è un bel pulsantone in cui ma vuoi consolidare il tuo conto da noi perché ti diamo tutti questi meravigliosi servizi, eccetera, eccetera, in funzione di quel click che riconosce te perché ti sei iscritto a quel portale, eccetera, la fintech va a chiedere alla banca tutti i dati del tuo conto. Allora, ma i dati di dettaglio, le transazioni, la parte storica, diciamo potenzialmente tutto. Allora, lo fa su... molti di questi servizi servono soprattutto nell'aggregazione di più conti e nell'ottimizzazione delle loro gestioni e di tutto quei servizi che possono ruotare intorno al conto. Però in realtà le fintech possono aggregare i dati anche con dati di altra provenienza. Pare logico, anzi, pare leggerlo da qualche business plan, quindi anche da provenienza social. A questo punto queste fintech in realtà realizzano quello che è la formulazione più elevata dei dati in rete, cioè il prodotto sei tu. Cioè queste potrebbero consolidare i dati della banca, i dati dei tuoi profili social, i dati di più diversa provenienza. Cioè queste potenzialmente potrebbero fare un profilo analitico della persona in una maniera eccezionalmente dettagliata e anche probabilmente predittiva. Ecco, questi aspetti in realtà non sono ancora valutati dalla normativa. La normativa DSP2 ha semplicemente aperto le porte alle fintech senza molte remore, anzi il fintech è il futuro. Ecco, vogliamo commentare, mi aiuti un po' a entrare in questo rischio, opportunità naturalmente, cioè queste possono offrire dei servizi di tipo bancario a meno costo, a più efficienti, più accattivanti, più facili da utilizzare, eccetera, eccetera, ma il rischio che i tuoi dati scompaiano dalla tua possibilità di controllo, questo a me sembra, e nelle varie discussioni che abbiamo fatto in passato, sembra molto rilevante. Che ne dici? Chiaramente sì, nel senso che il problema pratico è che la mancata regolamentazione crea una specie di scenario selvaggio dove la tecnologia e le soluzioni tecnologiche superano sempre in velocità e in rapidità, in termini proprio di offerta, una soluzione alternativa a qualcosa di magari iperregolamentato e soprattutto anche ben consolidato con delle procedure magari che non solo rallentano e altro. Dunque, le tecnologie applicate, e dunque ad esempio adesso definiamolo appunto fintech, sono sicuramente un ottimo aspetto. Chiaramente non comprenderle spesso e volentieri causa e proprio crea dei gap seriamente problematici, che nel caso della compravendita dei dati rappresentano anche una dimensione diversa, ad esempio, di come i dati di un soggetto, comunque i nostri dati in sostanza,
abbiano in realtà un valore estrinseco nel momento in cui vengono aggregati, e nel momento in cui appunto vengono aggregati riescono ad assumere, ad aggiungere e ad aumentare sia l'impatto, diciamo l'importanza e il cosa si può ottenere da quel dato, sia anche tra virgolette il rischio effettivo per la che rende impossibile per noi una, appunto, una gestione di questi dati. Un esempio pratico, che faccio esempio di frequente, immaginatevi oggi di andare a bere il caffè. Immaginate che quando andate a bere il caffè lo pagate con una carta di credito. Allo stesso tempo andate al supermercato e quando siete al supermercato comprate determinati prodotti. Poi ogni prodotto magari c'è la raccolta punti piuttosto che altro, bene. Finite poi con, a fine giornata, a fare due o tre foto magari di quello che avete preparato o di qualcosa che avete in casa o di vostre abitudini o di vostra attività su un social o altro. Ecco, l'unione della raccolta dati OSINT, dunque Open Source Intelligence, dunque quei dati raccolti con degli strumenti specializzati per capire tutto ciò che riguarda, che noi pubblichiamo, sia nostro riferito a noi, sia soggetti che sono che interagiscono a livello appunto di nodo con noi, sia l'estratto conto piuttosto che l'abitudine di spesa, sia la tipologia di ciò che noi andiamo in sostanza non solo a preferire, ma anche di ciò che noi andiamo a effettuare con determinate cadenze, fa sì che la singola transazione del caffè pagato con la carta di credito abbia un valore enorme nel momento in cui noi potremo andare a capire come, ad esempio, vendere quel caffè, tra virgolette, a noi stessi. E di conseguenza saremo impossibilitati noi a capire che magari nel momento in cui vado al supermercato mi verrà proposto un determinato tipologia di caffè che poi è richiamato dall'esercente commerciale dove solitamente noi andiamo, dunque una profilazione incrociata per una finalità ad esempio commerciale. Ecco, questo è un esempio pratico di un dato che sfugge, diciamo, dal nostro possesso e che il fatto di questi dati, nei momenti in cui sono dati grezzi e sono separati, dunque non aggregati, il loro valore e la loro capacità di tracciare o comunque di creare correlazioni con nostre abitudini o altro sia praticamente nullo. Nel momento in cui questi vengono aggregati, diventano un patrimonio che da un lato può essere appunto venduto, utilizzato commercialmente per far sì di farmi trovare e suggerirmi il prodotto più idoneo oppure aiutarmi a scegliere un prodotto più idoneo. Allo stesso tempo, se strutturalmente aggregati, permettono di capire non solo le abitudini di spesa, non solo le abitudini di vita, ma tutto ciò che riguarda l'attività quotidiana. Nel momento in cui questo avviene, l'elaborazione dei dati, poi associata ad esempio a un ambito finanziario, permette una penetrazione più effettiva nella capacità del singolo soggetto. E di conseguenza questa penetrazione, diciamo, amplificata può essere poi sviluppata soprattutto anche, chiaramente anche contro di noi, ma non ci renderà, diciamo, nella condizione di poterla arginare, di poterla limitare. Dunque, ad esempio, nell'ambito finanziario è importante comprendere come la regolamentazione sia la soluzione, perché in questo caso prevenire diciamo è l'unica alternativa, perché molte volte non si può neanche curare, dopo non si può ritornare indietro, non si può dire, diciamo, domani prendo e disaggrego i dati. Ne avevamo parlato ad esempio nel caso di quest'idea di raccogliere i dati in sistemi, ad esempio di pubblica amministrazione e le banche dati in sistemi centralizzati uniformati. Bene, sì e no, nel senso che va capito, va protetto, in quanto poi non è reversibile il processo. E nel momento in cui noi vogliamo andare a limitare, ad esempio, la capacità di accesso a determinati dati, non potremo più farlo, perché una volta aggregati, il dato aggregato sostituisce in entità, in quello che è il principio di data science, sostituisce in un concetto di integrità e introduce appunto
un macro dato. Scusate se mi sono un attimo ingarbugliato, chiedo. No, assolutamente, nessun garbuglio, anzi mi dai un assist che ti avrei chiesto quasi. Due minuti della puntata precedente. Nella puntata precedente abbiamo analizzato il PNRR dal punto di vista degli investimenti massicci nella pubblica amministrazione, sia nella digitalizzazione e quindi il cosiddetto progetto Nuvola, 900 milioni di cui adesso stanno velocemente facendo i bandi, e 650 milioni dedicati alla cyber security nella pubblica amministrazione. E ragionavamo con Francesco sulla problematicità di quanto è scritto nel PNRR, perché in maniera quasi superficiale, banale, ma molto accattivante, uno dice: vabbè, i dati sono nella nuvola, scritti una volta valgono per tutti. Ma è contro la logica della sicurezza. Cioè, giustamente, e cito la bella immagine di Francesco, invece di fare uno scudo, no, perché adesso stanno venendo tutti gli articoli, lo scudo alle frodi informatiche, saranno super protetti, il grande scudo, ma in realtà è più verosimile che venga inquadrato dagli hacker come una specie di tiro al bersaglio, molto 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 più facile da identificare nei contorni. E lì il progetto scritto nel PNR è che le amministrazioni pubbliche dovrebbero dare alla nuvola tutti i loro dati, sia le amministrazioni centrali sia le amministrazioni periferiche a livello di singoli ospedali piuttosto che di comuni. Allora, questo è ben inteso. In un sistema di gestione di questi dati, i cui contraenti, cioè chi andranno a questi bandi, sono già previsti. Sono sei soggetti: Finmeccanica, Fincantieri, perché non ho capito come mai sa fare le barche, ma anche sa fare molta informatica. Da barca, forse, da nuvola, ecco, forse c'è un aggancio a mare nuvola, ecco. E certamente Google, Microsoft e Amazon, oltre a Team. E questo impatterà sulla vita dei cittadini in maniera pazzesca. Cioè, tutti i loro dati, i miei dati che pensavo confinati nel comune, confinati all'Agenzia delle Entrate, quindi confinati nell'istituzione che li ha, perché li deve avere, perché deve farci qualcosa di preciso, vengono messi tutti insieme. No, non mi pare che vada bene così, ma non mi pare che proprio vada per niente bene. Un'alternativa molto più ragionevole, penso, e mi sono confrontato anche con altri amici, altri colleghi, e che dovevano essere piuttosto progettati dei protocolli solidi, perché le istituzioni si possono scambiare, come fanno normalmente, diciamo, però fatti meglio, fatti più sicuri, eccetera, eccetera. Però con l'allucinazione quasi della grande nuvola, si sta pensando di fare un'opera, oserei dire, quasi temeraria. Ho riassunto bene, Francesco? Pronto? Francesco? Mi sentite? Io ti sento malissimo. Ah, sorry, ho fatto un riassunto. Ora sì. Ho fatto un riassunto di tre minuti della puntata precedente sul progetto Nuvola, su questa. Era qualche secondo. Ti volevo il tuo conforto, ecco, come ci siamo confortati la scorsa volta su questi ragionamenti. Sì, in cui l'impegno è gestire i propri dati
E questo è un momento storico dove i propri dati possono andare spersi, e questo senza un passaggio, diciamo, a mio avviso, eccessivamente democratico, visto che il testo del PNRR è stato dato un giorno prima della votazione, 300 fischia pagine. Mi sembra un po'... Assolutamente d'accordo, anche perché, come appunto ce l'avamo, diciamo, da confronto, il concetto pratico è che da un lato, anziché un grande scudo, disegniamo un grande bersaglio. Dall'altro lato, perché bersaglio? Perché noi possiamo confidare nell'altissima sicurezza di chi ci offre i sistemi, ad esempio, di hosting, piuttosto che della sicurezza fisica dei data center, piuttosto che altro. Ma non dobbiamo dimenticarci che unificare il target e rendere appunto più grandi basi di dati, più grandi sistemi di anagrafica, più sistemi di grande struttura informatica accessibili da strutture che già oggi hanno problemi, ad esempio comuni, ad esempio realtà locali, dove magari non solo abbiamo pochi fondi, ma abbiamo anche enormi diversità di sistemi, diciamo, di scelte tecniche, diciamo, operate, dove spesso e volentieri abbiamo anche problemi di connettività, per esempio. Bene, portiamo tutte queste, tra virgolette, criticità come elementi necessari e sufficienti da garantire per far sì che queste amministrazioni, dopo domani, nel momento in cui il sistema verrà, adesso non è proprio dopo domani, però verrà implementato, queste amministrazioni dovranno appunto riuscire ad accedere, dovranno appunto riuscire ad agire, diciamo, ad operare come quotidianamente operavano. E dunque già è andata male nel fare uno screening appunto di come le pubbliche amministrazioni riuscivano a livello tecnologico a gestire, a proteggere i dati, avendoli anche localmente in un certo senso. Immaginiamoci nel momento in cui intraporremmo l'accesso tra diverse, tra virgolette, tra diversi soggetti con diverse criticità, e dovremmo garantire a tutti questi soggetti con tutte queste criticità, perché non saranno chiaramente risolte, siccome non è riuscito a risolverle in molto tempo, difficilmente anche tecnicamente non è possibile risolverle in un tempo quasi nullo. Bene, andremo a costituire quel parco, quel sottofondo di vulnerabilità che sarà un grosso problema. E nel momento in cui ci saranno compromissioni, quella che era la naturale compartimentazione dovuta dagli handicap, dei deficit, però di diverse banche dati, separate banche dati, diventa il punto chiave in una catastrofe nel momento in cui questi dati vengano poi estrapolati. Un esempio proprio pratico e spettacolare lo possiamo trovare nei più noti attacchi informatici a quelle realtà, a quelle aziende o a quegli enti, in cui il principio del metto tutto insieme e così proteggo meglio si è trasformato in sì, metto tutto insieme, ma prima di mettere tutto insieme devo aver protetto quello che era l'interfaccia su quei sistemi. E nel momento in cui questo non l'ho fatto, in questa protezione non era efficiente, aver messo tutto insieme farà sì che se qualcuno soggetto attaccherà quell'utilizzatore, attaccherà quella pubblica amministrazione, che in quel caso rimarrà ad esempio sguarnita, bene, passando tramite anche un canale ben protetto, porterà fuori molto più di quanto avrebbe potuto portare fuori sulla singola, quando la realtà aveva la sua banca dati singolarmente strutturata. Dunque, vengano sistemi, diciamo, di sicurezza avanzato, assolutamente sì, ma hanno bisogno di tempi e di strategie tecniche. Io dico proprio da tecnico, perché tante volte ho visto principi, diciamo, a tavolino ma poco tecnici, che poi hanno portato effettivamente a dei disastri inimmaginabili. Attenzione che i dati oggi sono non sono solo il petrolio del domani, non sono solo il futuro, ma sono anche il fattore necessario per una stabilità. Immaginatevi collassare l'accesso, collassare un determinato sistema come potrebbe essere il sistema sanitario.
attenzione che gli interessi sono enormi. Noi lo vediamo già con i ransomware, dunque attacchi che portano poi a sfruttare malware, che portano la codifica per un riscatto. Bene, attenzione, immaginatevi la guerra dell'inibizione degli accessi, che renderebbe interi uffici totalmente incapaci di operare, ma non in una piccola parte, nella totalità della loro parte. E soprattutto a livello infrastrutturale non abbiamo ancora anche a livello proprio sia di piano di banda larga, ma sia proprio di disponibilità e di solidità delle infrastrutture critiche, non abbiamo ancora chiaro quale sia la situazione. Cioè, nel senso, oggi come oggi, la buona parte delle aziende medio-grandi già sono in difficoltà, ma comunque hanno operato determinate strade. Molte pubbliche amministrazioni, molte scuole, molti comuni, ad esempio, non avevano minimamente la forza per fare tutto ciò e sono quotidianamente oggetto di attacco e oggetto di sfiltrazione di dati o di accesso abusivi a banca dati piuttosto che altri, perché sono la pedina in mezzo. Immaginiamoci se questa pedina involontariamente può diventare la leva per accedere non più solo ai dati di un'anagrafe locale, ma ai dati, ad esempio, del sistema sanitario, per esempio. E questo è il problema del dato aggregato. Cioè, il dato aggregato è meraviglioso, va capito però qual è il rischio. Cioè, si va a aumentare l'onere di protezione. A volte in sicurezza informatica si sceglie anche di non avere l'ottimo in termini funzionali, in termini operativi, perché il rischio comporterebbe un danno talmente alto e soprattutto anche un problema irreversibile tale da rendere veramente meglio tenere un ritardo, tenere un'operatività parziale rispetto che avere un'operatività totale la cui compromissione poi porterebbe a un disastro ingestibile. L'esempio pratico, poi chiudo, è il discorso del furto di identità. L'idea di sviluppare SPID è stata un'idea stupenda, bellissima. Quanti sviluppatori di servizi SPID utilizzano la due fattori indipendente? Abbiamo dei soggetti accreditati che non la utilizzano. E nel momento in cui io con SPID ho l'identità del soggetto, capiamoci cosa possiamo fare. Dunque, tante belle idee vanno però anche portate su un piano, mi spiace, tecnico, pratico, di un piano di chi effettivamente ha detto i lavori e non un'interpretazione di tecnologie che poi ci portano a vedere anche progetti, tra virgolette, un po' curiosi, insomma. Grazie Francesco. Andando verso un po' la chiusura di questo incontro, sollecito chi volesse intervenire, alzare la mano. Vorrei ragionare con te, Francesco, su una chiamarla frontiera è un po' forse un po' eccessivo, nel senso che ci siamo totalmente oltre la frontiera, cioè il fatto di alcuni dispositivi, basta ricordare delle telecamere, che al loro interno possono avere dei sistemi, come dire, molto intelligenti di captare dati e mandarli ove si vuole, ecco. Abbiamo avuto esperienze, e ti abbiamo visto anche in report, in questa curiosa situazione, anzi preoccupante situazione, in cui alcune telecamere cinesi, fatte da primarie aziende cinesi, tu hai verificato che il PIN sputava i dati in Cina. Cioè, il canale visivo veniva captato dall'altra parte del mondo. Ecco. Adesso in Europa si sta discutendo in maniera molto attenta sulla certificazione che bisogna dare a questi prodotti, cioè a questi prodotti che hanno interno la possibilità di accumulare dati, elaborare dati e trasmettere dati. C'è un orientamento europeo all'autocertificazione che sinceramente mi sembra un orientamento molto semplice, molto facilone. C'è forse un altro orientamento di una certificazione terza, per capire con un marchio CE se questi prodotti
fanno quello che dicono e non oltre. Che ne dici, Francesco, di questo scenario europeo e della cogenza, ecco, di questa, perché noi stiamo tutti comprando degli aggeggetti che non sono solo l'Alexa della situazione, o equivalenti. No, assolutamente, la necessità di dover proteggere, di dover comprendere come determinati prodotti debbano essere arginati e che in realtà lo scopo di un prodotto debba essere effettivamente, soprattutto nel caso del data carving, un qualcosa di noto e in modo tale anche gestito e tutelato, associa ancora di più al discorso che dicevamo prima, dunque il centralizzare sistemi di infrastrutture che già oggi hanno delle incapacità tecniche e delle deficienze tecniche tali da permettere le compromissioni che, seppur gravi, compromettono quell'area. Chiaramente il non comprendere la gestione di dispositivi e l'effettiva operatività di dispositivi, ma soprattutto perché non esistono anche delle norme efficaci in merito, e qui entra in gioco anche il discorso delle autocertificazioni, che è ancora peggio, e chiaramente è un problema il monitoraggio di ciò che si utilizza e di come funzionano le proprie infrastrutture informatiche è un dovere, ma il monitoraggio di sicurezza viene applicato raramente nell'ambito pubblico, e questo è il problema a monte più alto. Già difficilmente nell'ambito privato vengono impiegati sistemi, diciamo, qualitativamente alti per questioni economiche, ma almeno lì l'idea, la strada è abbastanza corretta. Nell'ambito pubblico purtroppo questo non succede. Proprio, cioè, io sfiderei chiunque di voi a vedere quanti comuni, quante scuole, quanti ospedali, quante realtà hanno effettivamente fatto delle verifiche di sicurezza o hanno effettivamente verificato che i sistemi utilizzati, i sistemi, diciamo, che sono stati con cui sono stati equipaggiati le risorse, appunto, della PA, siano effettivamente state limitate, sia stata fatta una verifica in cui qualcuno si responsabilizza e definisce: ok, ho verificato, non ci sono esfiltrazioni di dati, non ci sono comunicazioni anomale o altro. No, perché, e questo non è una questione economica spesso volentieri, perché un conto è dire: bene, mi faccio fare un audit su tutta l'infrastruttura, quello che veramente è economico il problema, ma dico anche nelle forniture, mentre a prescindere delle condizioni di sicurezza. E lì vedremo sparire veramente una valanga di proposte commerciali, perché quando si va a responsabilizzare un soggetto, questo soggetto sa bene cosa sta andando ad applicare. E nel momento in cui verifica cosa sta andando ad applicare, perché sa molto bene che per una buona proporzione economica e una buona operatività, questo è... Grazie, grazie Francesco. Andrei a chiudere. Se ci sei, andrei a chiudere. Ah, perdonate, non sono in video. Andrei a chiudere questo incontro. Nel senso che c'è un sacco da fare. C'è un sacco da fare dal punto di vista dei consumatori, ma anche dei consulenti dei consumatori, dei soggetti professionali come le banche, nel senso che sono, abbiamo visto, piuttosto penetrabili da alcune procedure tecniche e nella sicurezza informatica gli hacker hanno maturato delle capacità enormi. Certamente noi abbiamo trascurato in questo incontro la sicurezza informatica nel collasso delle strutture, cioè nel fatto che sono progettate e possono collassare, cioè anche la sicurezza non è semplicemente una sicurezza contro gli hacker, ma un criterio di solidità e continuità di servizio in tutte le condizioni, ecco. Per cui nella sicurezza uno possa interloquire e avere certezza di avere banda, di avere connessione, di avere
se, servizi, come dire, alla carta. E allora è un percorso che secondo me ha bisogno di ulteriori passi da farsi insieme e da sviluppare prossimamente. Io ringrazio tutti i partecipanti, non siamo molti qui, però molti mi hanno raccomandato di presentare il video, eccetera. Io darei una parola di chiusura proprio a Federico Novelli e di ritrovarci prestissimo su questi teleschermi. A te, Federico. Grazie di nuovo, Alfonso, grazie per... Insomma, ripeto, la competenza, il grande interesse e anche la passione, se vogliamo, che mettete e che mettiamo poi tutti quanti nel partecipare a questi eventi così interessanti. E, ripeto, oramai è necessari e proprio per sensibilizzare e formare il consumatore, il cittadino, di fronte a queste tematiche che sono, insomma, mettono un po' i brividi, no? Quando si parla di dati personali che viaggiano, ecco, pensiamo adesso soltanto al sistema, ecco, dello SPID, tutti i dati che viaggiano adesso con il fascicolo sanitario elettronico, le vaccinazioni, il Covid, insomma, il Green Pass che adesso è stato anche introdotto. Quindi sono cose importantissime su cui le persone vanno formate, perché il digital divide non vuol dire soltanto magari assenza di una buona connessione o non possibilità di acquistare un tablet piuttosto che un PC, ma vuol dire anche, può voler dire anche una mancanza di formazione e di educazione in un settore che è assolutamente fondamentale, di cui oggi non possiamo oramai più fare a meno, e la pandemia ce lo ha oramai insegnato, e non si tornerà più indietro, ecco, da queste cose. Quindi prima di tutto il consumatore, il cittadino va assolutamente formato e va reso cosciente di tutte queste problematiche e queste criticità. E poi chiaramente bisogna lavorare ovviamente sulle pubbliche amministrazioni, sulle banche, su tutte le istituzioni con cui noi veniamo a contatto quotidianamente, perché, come dicevate prima, piuttosto che uno scudo, piuttosto che un bersaglio, invece sia costruito uno scudo, no? Per la sicurezza informatica. E quindi ben vengano queste iniziative e complimenti ancora. E ce ne riparleremo poi adesso alla ripresa, insomma, speriamo con un po' meno di stress da Covid. Ma, e grazie. Ci ritroviamo tutti presto, anche nella maniera così informale e così pratica con cui ci hanno abituati le videoconferenze. Assolutamente. Grazie Federico, grazie mille, un abbraccio. Grazie a voi. Grazie Francesco, grazie mille. Francesco. Grazie a tutti, ciao. Sono scottati adesso, grazie. La campana ha sancito che sono le 19. Sono le 7. Sì. Ciao. Ciao Piero, grazie per il contributo, Piero. Grazie a tutti, a presto. Grazie dell'invito. Ciao. Ciao. Rimanete connessi nei nostri blog. Ciao.